Benvenuti nella seconda parte del tutorial. Come abbiamo visto nel tutorial precedente, abbiamo creato delle API in Rails, abbiamo sviluppato il controller e definito le routes per raggiungere appunto le nostre API. Abbiamo anche visto come creare dei nested JSON, appunto, come vedete, tramite la chiamando il publishers, nell'API del publisher riusciamo ad avere appunto sotto anche i relativi personaggi associati. Però, come abbiamo visto, le nostre due API per ora sono separate e quindi quando mai dobbiamo andare ad aggiornare un personaggio, eccetera, dobbiamo andare a dichiarare qua il publisher ID per poterlo associare al publisher. Ovviamente esiste un altro modo, perché noi potremo appunto, come in questo URL qui, passargli appunto l'ID del publisher e infine richiamare l'API del characters. In questo modo potremo evitare di scrivere il nostro indirizzo, il nostro publisher ID qua, per poter passare direttamente il valore nel controller. Per farlo dobbiamo semplicemente, più o meno semplicemente, andare nel nostro file config, andare qua nella nostra routes. Come vedete, qua abbiamo definito le nostre routes. Qua dove c'è publisher andiamo a creare un do e qua. Quindi andiamo a mettere il nostro characters sotto publisher. Quindi ora, se io vado qui, vedete qua, ho la mia API characters, non dovrebbe più essere raggiungibile. Come vedete mi dà errore, perché per raggiungerla dovrei fare così, dovrei aggiungergli il percorso publisher, che però non ci ritorna perché non abbiamo un ID, quindi dobbiamo passargli anche l'ID del publisher tipo 2, e come vedete ci ha ritornato tutti i nostri personaggi. Ovviamente è sbagliato perché avrebbe dovuto solo ritornarci i personaggi che hanno come publisher ID2. Quindi se noi andiamo qua in publisher avrebbe dovuto ritornarci solo i personaggi della DC Comics. Per correggere questo dobbiamo andare qui quindi nel nostro controller in API characters. Dobbiamo dirgli where publisher ID, o meglio neanche, ci credo che ci basti publisher, due punti params publisher ID, perché questo valore qui ora diventa publisher ID come valore, non è più un semplice ID come gli avevamo passato prima, ma diventa publisher ID, in automatico Rails lo riconosce. Quindi fatto questo lanciamo la nostra chiamata, come vedete ora ci ritorna solo i due caratteri characters della DC Comics. Se qua mettiamo uno ci tornerà quelli della Marvel. Esattamente. Ora andiamo a fare l'inserimento, quindi qui in create characters. Come vedete anche qui, se voglio creare un nuovo personaggio da DC Comics, ad esempio Flash, aspettate, prima di farlo ovviamente dobbiamo andare qui in create
qua, ok, possiamo fare un uguale a params publisher ID. Ok, qua che eravamo, andiamo qua in create. Quindi poi andiamo a salvare il character dove abbiamo appunto sovrascritto il valore publisher prendendolo dall'ID. Quindi qua non abbiamo più bisogno di dichiarare il publisher ID come avevamo fatto nel tutorial precedente perché lo riconoscerà da qua. Quindi flash, il nome di flash è, chi se lo ricorda il nome di flash? Barry Allen, Barry Allen. Ci ritorna errore, instance of string, quindi qua abbiamo publisher characters, chiamata apposta corretta, publisher, poi andiamo con publisher ID, vediamo se così cambia. Ok, come vedete ha preso il nostro publisher ID, quindi se andiamo qua non dovremmo vederlo perché qua stiamo chiamando quelli della quelli della Marvel, dobbiamo andare sul ID2, andiamo, e come vedete Flash è stato inserito. Inseriamo uno anche per la Marvel, quindi ops, quindi qua dobbiamo andare a richiamare il publisher sull'ID1 e poi slash characters Hulk Banner, credo che sia. Quindi insomma qui abbiamo appunto visto come creare oltre che un nested JSON anche un URL nested in cui appunto possiamo passargli alcuni parametri per andare a completare i nostri inserimenti senza dover di per forza inserire appunto nei nostri form di invio. Questo è utile soprattutto quando volete essere sicuri di salvare i dati nel modo giusto a livello di front-end, quindi basta passare i parametri nell'URL senza dover fare ulteriori inserimenti. Sto pensando se c'è ancora qualcosa che potrei farvi vedere, ma direi che per ora questo è tutto. Tecnicamente se volete potete fare la stessa procedura anche nell'update, anche se in realtà nell'update è già in memoria, è già presente l'ID, quindi teoricamente non è fondamentale. Un'altra cosa che possiamo fare appunto è andare a correggere, se volete, qui dove abbiamo dichiarato, dove abbiamo messo, diciamo, una piccola guida dei nostri URL. Possiamo anche qui andare sistemarli. Ovviamente questi sono solo identificativi per noi, per sapere insomma, per ricordarci i percorsi da scegliere. Però è comunque una cosa piuttosto comoda da fare. Delete, quindi niente, per questo appunto era una breve integrazione del tutorial precedente. Nel prossimo tutorial invece proveremo ad implementare un po' i models, vediamo un po' insomma cosa si può fare
livello di models per quando si salvano i dati, eccetera, eccetera. E per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.